Ciao a tutti amici di Cucina Passione e Fantasia. Oggi faccio la pizza o torta al formaggio, sapete quella alta, bella formaggiosa che serve per la colazione di Pasqua da accompagnare con, non so, il classico salame tipo corallina, ma volendo si può fare anche durante tutto l'anno. E per realizzarla utilizzerò una classica macchina per fare il pane, vedete come questa qua. Quindi il video è indirizzato soprattutto a chi ha questo tipo di macchinario. Volendo si può fare lo stesso identico impasto usando la planetaria o a mano, poi lo facciamo lievitare nelle solite canastre, vedete come queste, tipo per fare il panettone, e facciamo la cottura nel forno. Però io adesso vi faccio vedere come userò questa macchina. Nello specifico andrò a utilizzare il programma 7, su questa c'è il programma 7, o comunque il programma per fare il pane dolce o pan brioche. Sapete, i famosi panettoni gastronomici. È facile realizzarla, lo stesso anche se usate le attrezzature standard. L'importante sono gli ingredienti ed è quello il mio segreto, nel senso che io ormai ho trovato una combinazione di ingredienti per me perfetta per fare questo tipo di torta, di pizza. Ok, quindi seguitemi, soprattutto voi che avete questo tipo di macchina. Lasciatemi un like se vi piacerà il video e soprattutto iscrivetevi al mio canale YouTube così mi darete una mano a crescere e a fare sempre nuove gustosissime video ricette. Perfetto, quindi andiamo a fare la nostra torta o pizza al formaggio. Andiamo, dai! Per fare la nostra pizza o torta al formaggio abbiamo bisogno di questi ingredienti: 400 g di farina 00, 200 ml di latte tiepido, 200 ml di olio, 25 g di lievito di birra fresco, un cucchiaino di zucchero, un cucchiaino di sale, 4 uova intere grandi, 200 g di pecorino e parmigiano mescolati insieme, quindi 100 e 100, 50 g di Emmental e 50 g di fontina. Qui comunque potete scegliere il formaggio che più vi piace e poi se volete anche un po' di pepe nero. Anche se, come detto, andremo a fare tutto l'impasto direttamente nella macchina, dobbiamo anticipare comunque questo passaggio, cioè quello di sciogliere il lievito dentro il latte. Ovviamente il latte deve essere tiepido. Perfetto, dopo sciolto il lievito, possiamo mettere direttamente nel cestello della macchina del pane tutte le uova, il latte con il lievito sciolto, l'olio, tutta la farina, sale e zucchero e tutto il parmigiano con il pecorino grattugiati. Dopo aver messo tutti questi ingredienti dentro, nell'ordine che vi ho detto, avviamo il menù pane dolce. Eccolo qua, vedete? Il 7 in questo caso e mi dà 3 ore e 27 tra impasto, lievitazione e cottura. Una volta che avete fatto l'impasto per 8 minuti, potete anche aggiungere tutto quanto il formaggio ridotto a pezzetti. Naturalmente con la macchina del pane non dobbiamo fare più nulla, perché nel programma già ci sono i minuti di impasto. Ok, la macchina si è fermata e adesso farà la lievitazione e la cottura. È pronta. Guardate che bella, come è cresciuta. Adesso la facciamo raffreddare e poi la andiamo a sfornare. Ed ecco la nostra gustosissima torta o pizza pasquale al formaggio. Morbida, con una bella superficie esterna. Guardate anche sopra com'è bella, ben dorata. Ovviamente questo è il risultato che si ottiene con la macchina per il pane, ma vi posso assicurare che se voi fate l'impasto con la planetaria, magari utilizzate la foglia, poi lo mettete a lievitare in una classica canasta, come vi ho detto, fino a raggiungere questa altezza qua, e la cuocete nel forno statico a 165 gradi per 55 minuti, otterrete lo stesso identico risultato, tant'è che una volta cotta, infatti vedete, è più alta rispetto alla canasta e lo stesso sarà se utilizzate questa. Io spero che questa mia ricetta per fare
la torta o pizza di Pasqua al formaggio con la macchina per pane vi sia stata utile. Mettetemi quindi un like, iscrivetevi al mio canale YouTube e ci aggiorniamo per altre gustosissime video ricette. Ciao a tutti e grazie!